Allora, che noi siamo consapevoli di aver fatto una partita non all'altezza, sotto le nostre possibilità, un passo indietro rispetto alle altre apparizioni. Eravamo un gruppo in crescita dopo la partita col Cittadella, col Vicenza e con la Pro Vercelli. Poi, mancando dei supporti, io non ho mai trovato delle giustificazioni sulle assenze o sulle difficoltà, ma adesso è oggettiva la situazione. Mancando dei supporti importanti che ti possono far supportare nella crescita di questo gruppo giovane e nuovo, è normale che paghi dazio. Non è una scusante della prestazione, perché ne siamo coscienti e arrabbiati della prestazione che abbiamo fatto e del risultato che abbiamo ottenuto. Davanti a 1.000 spettatori, 1.000 tifosi sono venuti a sostenerci fino alla fine, e questa è la rabbia più grande che abbiamo tutti. C'è tanta voglia di riscatto, ma tanta. I ragazzi mi hanno chiesto di andare un giorno prima in ritiro perché sentono l'importanza e la voglia di riscatto domani con lo Spezia, anche se sappiamo che affrontiamo una squadra forte, costruita per vincere, ma questo non ci interessa. Poi alla fine, con tutte queste difficoltà, la squadra ha gli stessi punti di l'anno scorso, una squadra diversa, una squadra più giovane, senza queste difficoltà. Quindi dobbiamo stare sereni e arrabbiati soprattutto per quello che è stato a Perugia e quello che dobbiamo mettere in campo domani. Dobbiamo mettere tanto in campo. Abbiamo bisogno del sostegno, perché questa squadra ha bisogno del sostegno, e sono sicuro che arriverà da parte dello splendido pubblico di Avellino, che l'ha dimostrato a Perugia, non prima della partita ma dopo la partita. Starà a noi trascinarli e far capire che la rabbia che abbiamo, che hanno loro dopo la partita di Perugia, che abbiamo tutti, ce l'abbiamo anche noi. Mister, due cose. Innanzitutto, questa settimana vi siete chiusi, vi siete ambientati durante gli allenamenti, sono trapelate comunque delle indiscrezioni, soprattutto su un possibile cambio di modulo, un passaggio al 4-3-3. Se ci dai conferma su questo, e poi la seconda cosa, questo clima di totale negatività che si è respirato in questi giorni, a dimostrazione anche la scorta delle forze dell'ordine in No. questo momento, ti chiedo soprattutto questo clima di negatività che si respira nei tuoi confronti, se Allora, di stato negatività oggetto di non lo particolare. so, perché ripeto, la squadra ha gli stessi punti dell'anno scorso, ma non mi interessa, devo guardare la prestazione che abbiamo fatto a Perugia. Abbiamo avuto un confronto con dei tifosi durante la settimana che mi è piaciuto tantissimo, costruttivo, e forse si è capito, abbiamo capito dove stiamo lavorando. Quello che ha bisogno questa piazza. Forse questa prestazione, questo momento di Perugia ci ha acceso un po' la lampadina per capire che non è una piazza dove ti puoi permettere queste prestazioni. Non te lo puoi permettere neanche dalle altre parti, dove magari c'è un ambiente meno passionale. Però ho detto ai ragazzi, prendete l'aspetto positivo di questo. Pensate se le cose iniziano ad andare bene, che energia positiva e che calore avremo intorno. E questo devono pensare scendendo in campo domani. Cambio di modulo. Le difficoltà sono oggettive, ti costringono a cambiare qualcosina, sicuramente. E soprattutto le assenze. Soprattutto sotto l'aspetto motivazionale, è quello che c'è dentro, è tirarlo fuori tutto. In questi 2 giorni che siamo stati in ritiro, qualcosa abbiamo tirato fuori. Spero che quello che si è tirato fuori, si possa vedere domani, in campo. Che andiamo a affrontare una squadra difficile che ha costruito la squadra per vincere il campionato, si sa. Ma non dipende da questo, né dalle assenze, ma di quello che abbiamo dentro e che butteremo in campo domani. Mister, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederle semplicemente se quella di domani era una delle partite più difficili della sua carriera. No, ne ho passati più difficili, però è una partita importante. Per dinamiche, per situazioni, forse la più non difficile,
è una sfida la più esaltante. Perché uscire, io l'ho detto anche ai ragazzi, far bene qui ad Avellino è la dimostrazione dei calciatori che sono passati da qua. Far bene in questa situazione, in questo clima di pressione, ti aiuta a crescere tantissimo. Se siamo in grado di superare questi momenti, diventeremo dei calciatori importanti. È una squadra importante che nelle difficoltà si saprà superare. Ha le stesse possibilità di Frattali. Vediamo perché Verde stamattina ha avuto un problemino, dobbiamo valutare domani, quindi ancora ho 24 ore per decidere. E le caratteristiche del calciatore da schierare davanti. Li devi vivere la squadra, devi vivere i ragazzi, devi vivere quello che dovranno mettere domani in campo. Questo è il nostro mestiere. Li puoi leggere, li puoi sentire, ma ti devi concentrare su quello che sarà in campo domani. Sì, anche lui ha visto che in casa soprattutto abbiamo messo in difficoltà il Brescia che oggi sta facendo benissimo, il Cittadella, anche col Trapani abbiamo fatto una buona gara, quindi teme anche sia l'ambiente sia l'Avellino. Bisogna essere feroci. Avere gli occhi della tigre, che magari probabilmente ci sono mancati a Perugia, è quello che ci sta mancando in questo momento. Sì, ma lo dico veramente, con sincerità. Il rammarico è che vorrei che la squadra fosse giudicata, io fossi giudicato a organico completo, quello è il mio rancarico, è il mio rammarico. Non l'ho mai detto, oggi lo devo dire, perché è oggettiva la situazione. Mister, ovviamente non ti sei voluto tanto sbilanciare sul mondo, ci siamo sbilanciati noi parlando di questo 4-3-3, potrebbe essere il secondo cambio stagionale di Modulo. A te non piace parlare di Modulo, però lo sai, ai tifosi spesso interessano anche questi aspetti. Potrebbe questo 4-3-3 successivamente essere una scelta definitiva? Che cos'è, un ritorno al passato, uno No, sconfessare le tue scelte che sono no, è passate sempre. no, è la situazione contingente che ti obbliga a fare delle scelte in questo momento. Indipendentemente sul futuro, quale sarà il modulo da adottare, io spero che domani sia l'atteggiamento giusto per fare una grande partita e fare una grande vittoria. Mister, purtroppo la carenza in questo frangente è dovuto anche agli infortuni di esperienza di mestiere, vedi Castaldo, vedi lo stesso Cavazzi e anche Ademagni. Chiaramente, insomma, purtroppo abbassa moltissimo il tasso appunto di esperienza, di carattere, di personalità di questa squadra. Potrebbe servire un calciatore rotto un po' a tutte le esperienze come può essere appunto Citali dal primo minuto. Ma ha giocato sabato Gidai, probabilmente giocherà anche domani. È normale che in questo momento di difficoltà dei supporti di esperienza possono limitare le lacune sotto l'aspetto di personalità e di esperienza che abbiamo in questo momento, sicuramente. Dimmi. No, può anche essere che giochino tutte e due. Possono giocare tutte e due. Tutte e due. Può giocare anche nella linea difensiva.